appena passate il cotone, davanti a voi si vede Genova, un arco, no? E i due edifici più importanti che ci sono la stazione marittima e l'Enebic. Quindi l'Enebic è veramente il biglietto d'ingresso nella città di Genova per quando si viene per mare, ed è ovviamente una costruzione estremamente importante per il porto. Io sono molto contento che come il modello Genova vuol dire lavorare tutti assieme, le amministrazioni sono tutte da fare, perché come sapete su questo progetto hanno lavorato tantissime amministrazioni, incluso l'università, perché magari non so quanti l'hanno detto, ma l'università ha fatto il primo studio progettuale assieme alla sovrintendenza e assieme agli uffici tecnici del comune. Per cui siamo molto orgogliosi che si possa partire veramente e andare avanti. Faremo tutto il possibile perché non ci siano intoppi e soprattutto perché chi deve lavorare qui non si debba occupare di problemi burocratici, questo è veramente l'obiettivo. Inoltre dico che, come sapete, il progetto dell'Enebic è tra quelli compresi dentro la struttura commissariale, quindi ci sarà anche un aiuto dalla struttura commissariale per quanto riguarda l'Enebic. Il progetto sono 45.000 metri quadrati di SLP complessiva, suddivisa in 4 funzioni: la funzione hotellerie, servizi croceristici, uffici e student housing. Insieme a queste 4 macrofunzioni, superfici e funzioni di servizio e di supporto a queste attività che si insedieranno. Per quanto riguarda le tempistiche, oggi inauguriamo l'avvio delle prime attività di cantiere. Entro la fine dell'anno, quindi nel mese di dicembre, prevediamo di iniziare con le demolizioni vere e proprie. Il prossimo anno le costruzioni per terminare nel 2023. Io nel 2017 ho iniziato a parlare del waterfront di Levante e del fronte a mare. Il progetto del fronte a mare comprende per me sia Enebic che waterfront ed è un modo per rigenerare 3 chilometri lineari della nostra città che a loro volta, effetto domino, daranno una riqualificazione e una valorizzazione degli edifici e degli spazi retrostanti. Siamo praticamente attaccati a stazioni marittime, quindi ci sarà anche il nuovo molo rifilettato, quindi navi ancora più grandi che potranno arrivare a Genova, un settore croceristico che, come abbiamo visto anche negli scorsi giorni, è ripartito bene, e questo significa che noi stiamo preparando una casa proprio per i nuovi croceristi e per le nuove crociere.